il piacere di presentarvi una persona che fa parte del nostro staff della Galleria Orlando, che è qui con noi stasera per questa grande serata, ed è la dottoressa Elena Albertini, che saluto. Ciao Elena. Buonasera Alessandro. È una veste, di solito sei impegnata tutto il giorno, io ti vedo dalla mattina presto a comunicare con gli uffici stampa, anche perché questa mostra di Berlino è una mostra molto impegnativa ed è nient'altro che il primo step di questo debutto internazionale di Francesco Cecere. Maestro Cecere è un artista, sappiamo bene, impegnato sul fronte della pittura informale astratta, proviene dalla figurazione più estrema, e tu lo sai bene, e ci sono tanti eventi di cui Elena adesso vi parlerà brevemente, perché non vedo l'ora di far vedere le opere del maestro Francesco Cecere, perché sono qualcosa di eccezionale, ma è importante che tu sia qua stasera, perché oltre il lavoro che fai ogni giorno in galleria, piuttosto molto importante, cioè quello di curare gli eventi esterni della galleria e interni. Invece noi adesso siamo molto impegnati, sì, soprattutto tu, devo dire, ogni giorno. Era importante che gli amici a casa capissero quello che è il grande evento di stasera. Esatto. Perché abbiamo fatto qualcosa che è impossibile, perché sappiamo bene queste mostre, la mostra di Berlino, che sarà la data? Allora, sarà durante la settimana centrale di giugno, dal 13 al 19. Ok, che guarda caso coincide con la Biennale di Berlino. Esatto. Ed è molto importante questo, perché la Biennale di Berlino è un evento molto importante, questa è una mostra correlata alla Biennale di Berlino, tutta dedicata a lui. Ma proprio per questo motivo, essendo una mostra istituzionale, nella mostra non possono acquistare le opere. Non si possono acquistare perché ovviamente è una mostra dedicata alla critica, agli studiosi, a quelli che sono gli storici. Opere alle quali il maestro Francesco Cecere sta lavorando da tantissimo tempo e questa sera possono vederle in anteprima. Poi questo è soltanto un primo appuntamento, perché questa è una mostra itinerante. È itinerante, esatto. Infatti il primo appuntamento appunto sarà a Berlino, dove Alessandro avrà l'opportunità di inaugurare la mostra il 16 di giugno. E poi ci sarà anche l'appuntamento a Marbella, prenderemo parte a questa mostra di arte contemporanea dal 29 luglio al 3 di agosto. Saremo in collaborazione con la Galleria Toro Arte di Sessa Aurunca. Esatto, e diciamo che per promuovere questo evento saremo presenti su una rivista a distribuzione internazionale, iNews, esatto, saremo in Italia, in Svizzera, Germania, Inghilterra e Spagna. Due eventi importanti, sicuramente quelli di quello di Berlino, molto importante, sì, e la possibilità che hanno i nostri amici questa sera di scegliere il quadro che sarà appeso nella parete della Biennale. Direte, come facciamo Alessandro? È semplice, i nostri amici a casa possono prenotare il dipinto, vederlo a casa senza impegno, solito cosa di sempre. In caso acquistiate il dipinto, a nostre spese la Galleria Orlando ritirerà il quadro nella vostra casa e lo terrà per 9 giorni, giusto? Tempi di, ho capito, sì, bene, 9 giorni, il tempo della mostra di Berlino. Poi, sempre a spese nostre, ve lo riporteremo a casa. I quadri fanno tutti parte di un importante catalogo istituzionale dove tutti i quadri sono pubblicati, e questo è importante, e le opere ormai, col livello crescente di importanza che ha il grande Francesco Cecere, sono già tutte archiviate. Elena, il tuo lavoro è un lavoro, da quando lavori con noi, lavori con la Galleria Orlando e quindi come gestione di questi eventi importanti, vorrei che tu dicessi al nostro pubblico quante mail arrivano ogni giorno, quante mail arrivano di artisti che si propongono e quanto il nostro pubblico interagisce con, sì, noi durante tutto il giorno. Noi siamo in onda la sera, tutte le sere, 7 giorni su 7, e nel fine settimana anche un po' meridiana, ma devo dire che l'arte moderna e contemporanea è in costante fermento. In costante fermento e in costante, sì, crescita. Mai come in questo periodo c'è una voglia di collezionismo. Io non so come ringraziarvi, perché poi a dire il vero sento anche voci
esterni in cui mi dicono ah ma no, ma forse un periodo cosa, noi stiamo lavorando da Dio, cioè, veramente, non so se si dice queste cose in diretta, ma stiamo lavorando veramente tanto e veramente bene, probabilmente perché questa scelta editoriale, se vogliamo, insomma, di come presentare, di cosa presentare, piace sempre di più, e di questo lo devo non solo, non certo solo a me, ma anche a chi lavora con me. E stasera avete conosciuto la dottoressa Albertini. Io volevo aggiungere un'ultima cosa. Il maestro Francesco Cecere mi ha mandato. Mi ero rivolta a lui per chiedergli due righe, una presentazione, un testo sulla mostra di questa sera, sulla mostra di Berlino soprattutto. E mi ha colpito, mi ha fatto sorridere come lui ha risposto a questa mia richiesta. È incredibile. Sì. No, quando me l'hai detto, giuro, non sono rimasto... Cioè, questo ti fa capire veramente l'artista vero, no? Avete sentito? La dottoressa Albertini ha chiesto al maestro Cecere di scrivere due righe, insomma, una presentazione... per esprimere se stesso, e lui cosa ha fatto? Mi ha mandato una poesia meravigliosa sulle sue opere. E questo è veramente il massimo, cioè invece di scrivere le solite cose, lui ti ha mandato una poesia, che racconta. Sì, esatto, lui dice che, ma è vero, se ci si pensa, i suoi scritti si trasformano poi in opere, quindi tutto parte dai versi, certo. I versi che mi ha mandato, quindi se posso li leggo. Certo, certamente, certamente. Quindi la mostra si intitola Water in God's Travail I Am, quindi l'acqua nel travaglio di Dio io sono. Giro l'angolo delle tue fantasie, faccio giochi col corpo come fossi gomma. Chiede ragioni la musica del vento, non sta nei panni il timido amante. Pettina e arruffa, capelli rosso emozioni. Sono acqua nel travaglio di Dio, accendo fuochi perché cresca una storia.